Buonasera. Buonasera. Una partita difficile da commentare. No, non si può commentare. Cioè, non c'è niente da commentare. Si può andare a commentare. Non lo sai nemmeno come fare a descrivere una cosa del genere. Purtroppo nel calcio c'è anche di questo e c'è anche di peggio. Oddio, di peggio forse no. Di peggio l'abbiamo visto, l'abbiamo visto, sì, eh. Sì, sì, avete ragione anche voi. No, con la Gianna era solo quello, oggi il rigore sbagliato, sì, e il gol. 3.000 cose, parlo di Nico, parlo occasioni sbagliate, poi alla fine se non chiudi le partite succede sempre qualcosa. Io ci avevo una paura della miseria, purtroppo due cambi l'ha dovuto fare perché sono venuti dei problemi, e anche perché Sesto chiaramente non regge una partita, essendo stato fermo tre mesi, o due mesi, quello che il ragazzo si è fatto male, cioè, se no a un certo punto della gara potevi pensare anche di mettere un terzo centrocampista, palleggiare un po' di più, però non hai potuto fare niente, hai cercato solo di far tenere palla su, e sperando che finisse questa partita, purtroppo è andata a mandare. Ecco, mi sta solo una domanda, perché poi e so già che si incazza perché mi dice, no, una cosa, l'uomo davanti sul tiro, poi lo decide il portiere, lo decidiamo, io gli scrivo la barriera, gli metto quattro persone, esatto, poi lo decide lui, se lui non li vuole non ci vanno, cioè il discorso è questo, è un calcio di punizione a 40 metri, penso giù di lì, 35. Non lo so, però purtroppo è un periodo così anche per quel ragazzo, ha fatto il fenomeno fino adesso, ora so due partite che onestamente ha sbagliato, non è che uno gli butta la croce addosso, perché la croce ci si butta addosso per tutti, no, è lui solo, non è quello. Mi spiace perché è uno che ha fatto un grande campionato, tutto ci sta. Nel calcio è stato adesso quella palla, cosa ha fatto? Ha girato all'ultimo momento questa palla, sto calcio, secondo me lui è andato con i pugni e non ci doveva andare, non doveva mai andare su quella palla con i pugni, lui si sposta, la palla l'hai vista, non devi nemmeno tu fare, la fai entrare, la pigli con le mani, pigliala come ti pare, ma è una palla a 35-40 metri, la puoi gestire come vuoi. Anche se lui calcia bene, anche se lui, però è molto riduttivo poi fermarsi a questo, andiamo avanti, abbiamo toppato noi, possono toppare loro, quindi non mi è finito niente, io vorrei che i ragazzi capissero questo, siamo ancora davanti, abbiamo quattro partite, non ce l'hanno loro, giochiamocelo, siamo fino in fondo, siamo stati lì fino in fondo, mollare ora sarebbe da stupidi. Sarebbe da stupidi, si può perché abbiamo sbagliato o fatto degli errori, no? Buttare via un anno così. Andiamocela a prendere, siamo ancora davanti noi. Ci abbiamo quattro partite importanti, proviamoci con tutti noi stessi. Se l'atteggiamento è quello di Carrara, ma anche oggi, perché onestamente non c'era niente da dire, e allora siamo anche abbastanza bene, mi sembra, come gambe, come corsa, come tutto, perciò crediamoci, non hai perso niente. La cosa pericolosa adesso è se molliamo, perché ho visto gente veramente distrutta nello spogliatoio, purtroppo nel calcio bisogna saper reagire, dobbiamo reagire per noi e per la gente, che ci viene ancora a dare credito, perciò io mi auguro che ragazzi, ora va bene la delusione di tutti, ma che domattina quando ci ritroveremo, ritroveremo domattina, siano molto incazzati, è quello che io mi auguro, va bene? Buona serata, grazie.